Siamo qui in studio con un altro ospite. Prima di dirvi chi è, facciamo un attimo, prepariamo un po' il terreno, perché non a caso, tra l'altro, ieri, primo di novembre, è stato presentato il podcast Rimini in guerra 1943-1945, un progetto della biblioteca di Rimini insieme al comune di Rimini, a cui abbiamo partecipato anche noi del gruppo Icaro nella realizzazione. Si parla quindi appunto di guerra, di seconda guerra mondiale. Lì ci siamo concentrati più sul modo in cui Rimini ha subito i bombardamenti, appunto, per gli ultimi due anni di guerra, bombardamenti che hanno distrutto la città e causato centinaia di vittime. Oggi con l'ospite che è qui con noi parliamo sempre di guerra, ma da un altro punto di vista. Allora, è con noi Daniele Susini, storico, oggi in veste di autore, che ci parla della sua ultima pubblicazione, un libro per ragazzi, Crapa Pelata e la banda dei mille colori. Ciao Daniele. Ciao Stefano, grazie per avermi invitato. Grazie a te per essere qui con noi. Allora, il libro, ve lo faccio vedere, vi faccio vedere la copertina. Come vedete è un bel libricino di Oscar Mondadori Junior, con delle belle illustrazioni di Aurora Cacciapuoti, e ci parla appunto del periodo della guerra. Possiamo quindi immaginare chi sia Crapa Pelata, però ti chiedo, insomma, Daniele, se ci racconti un po' la storia che viene narrata in questo volume, e anche un po' come è nata questa idea. Allora, l'idea nasce dalla volontà di dare degli strumenti didattici alle scuole, soprattutto alle scuole elementari e soprattutto al livello più basso, cioè più basso ai bambini più piccoli, per cui ci rivolgiamo ai bambini di 6, 7, 8 anni soprattutto, perché ci sono pochissimi libri di questo genere, quindi le maestre molto spesso hanno le armi spuntate per affrontare questo compito, che è quello di insegnare la storia e l'educazione, attraverso questa storia, l'educazione civica ai nostri bambini. E quindi abbiamo pensato di trasformare la storia, la nostra storia italiana del ventennio fascista e della guerra, in una favola per bambini di quell'età, e trasformando e caricaturizzando i vari personaggi che l'hanno contraddistinto. Quindi Crapa Pelata è naturalmente il nostro dittatore Mussolini, e la banda dei mille colori sono i partigiani. Antagonista di Crapa Pelata è il bambino Leone, è un bambino di cristallo, per cui, come dire, cristallo nel senso che manifesta apertamente i suoi sentimenti, e questo è stato un omaggio a un scrittore a cui ci siamo tutti appassionati, che è Gianni Rodari, il suo Giacomo Bimbo di Cristallo, che appunto raccontava l'epopea degli antifascisti, cioè delle persone che nel ventennio si sono poste a Mussolini e hanno continuato in maniera trasparente a dire la loro opinione, a continuare, diciamo, questa battaglia democratica, una sorta di questo filo rosso che poi ha portato alla resistenza, alla sconfitta del fascismo, alla guerra, ecco. Quindi questo un po' le motivazioni e, in due parole, la trama, ecco. Daniele, questo libro l'hai scritto insieme a Fulvia Lidori. Come è nata questa collaborazione? Ah, con Fulvia non è solo una è più che una collega, una carissima amica, noi flick e flock perché ci completiamo. Io, dal punto di vista della scrittura, io mi occupo più della parte storica naturalmente, e lei si occupa un pochino più della parte narrativa, le parti, diciamo, più poetiche naturalmente sono frutto della sua penna. E noi ci conosciamo ormai da una ventina d'anni, abbiamo avuto anche, diciamo, dei padrini per la nostra importanti per la nostra, diciamo, per la nostra conoscenza, di cui sono anche particolarmente orgoglioso, perché chi ci ha messo assieme a noi sono Maria Cervi, la nipote, la figlia dei fratelli Cervi, e un altro è Armando Cossutta, il politico che, quando militavamo in un'associazione, nell'associazione dei partigiani, ci hanno voluto unire perché ci consideravano utili per produrre alcuni
lavori per questa associazione. Anche se questa collaborazione con l'associazione è finita ormai da anni, la nostra amicizia comunque è rimasta e diciamo abbiamo una nostra vita professionale, quindi tante cose io le faccio io da solo, ma quando si tratta di libri per ragazzi ci uniamo e creiamo queste cose, ecco. Daniele, parlare oggi di guerra, di resistenza, tu hai detto gli insegnanti spesso hanno le armi spuntate per fare questo lavoro, soprattutto con i più piccoli, in cui diciamo in un periodo in cui si cerca di viene diciamo mascherata dicendo non si vuole far entrare la politica nella scuola, cosa difficile visto che la politica insomma la respiriamo ovunque, ma soprattutto si tende un po' a livellare il passato, no? Quasi a dire ma chi stava da una parte, chi stava dall'altra, avevano tutti ragione. Già usare termini come partigiani, che una volta insomma facevano parte del nostro linguaggio comune, della nostra storia, oggi fa storcere il naso a molte persone. Com'è quindi riuscire anche a trasformare dei concetti che hanno diciamo un certo ancora impatto sulla nostra società in un linguaggio per bambini? Com'è anche questo lavoro di portare queste storie nelle scuole? Consideriamo che lavorare con bambini così piccoli è assolutamente necessario. Fino a un po' di tempo fa c'era un po' di titubanza e ancora oggi molto meno, ma c'è un po' di ritrosia. Invece è veramente il momento più adatto per avvicinare questi bambini a questi concetti legati all'educazione civica, perché è il momento più fertile. Naturalmente con quelli delle medie, con quelli delle superiori puoi fare dei ragionamenti di diversa qualità, di diversa natura, però in quel momento è il momento, come dire, i bambini a quell'età si affidano all'adulto di riferimento, naturalmente sotto la tua responsabilità, fatta di tanta formazione, di tanta preparazione, devi riuscire a dare questi concetti e loro li capiscono perfettamente, ti riescono a restituire tantissimo sia didatticamente che umanamente. E aggiungo anche un'altra cosa, aggiungo che soprattutto oggi in questi tragici momenti che stiamo vivendo, tanto la guerra in Ucraina, la guerra che sta succedendo a Gaza, è il momento che è necessario. Purtroppo i fascismi non si sono mai estinti del tutto e oggi queste guerre sono anche frutto di questi nazionalismi, di questi fascismi che stanno soffiando nel mondo, e quindi bisogna far sapere quanto è importante vivere in pace, non dobbiamo mai darla per scontata, e quindi continuare questo enorme lavoro nelle scuole attraverso gli strumenti più giusti, attraverso le conoscenze più giuste. È veramente l'ABC della democrazia, ecco, per quanto mi riguarda, che si rispecchia nella nostra Costituzione, ecco. Poi Daniele, prima di salutarci ti chiedo se del libro farete anche qualche presentazione, qualche incontro da qui, insomma, i prossimi mesi, se avete qualcosa in programma. Sì, ci saranno vari appuntamenti, abbiamo già calendarizzato vari appuntamenti. A Rimini verrà presentato dalla Biblioteca Gambalunga attorno alla giornata della memoria, quindi attorno al 27 gennaio del 2024. Lo presenteremo alla cittadinanza di Rimini e naturalmente invitiamo soprattutto gli insegnanti e le maestre e maestri delle nostre scuole poi a venirci a trovare e a parlare di questi argomenti, a confrontarci.